amici di Billiard Channel dalla Valle del Bisenzio invernio per la precisione inizia la parte commentata della quinta tappa del circuito Fibis Challenge in questa location suggestiva dove a detta dell'organizzatore di uno degli organizzatori, il presidente della Toscana eh, Emanuele Tersuoli la cultura incontra il biliardo incontra il territorio in una location atipica ma assolutamente suggestiva appunto dalla valle eh, del Bisenzio dove si può venire a giocare a biliardo ma a godere anche degli spettacoli di una parte di toscana un po' meno conosciuta ma assolutamente suggestiva eccola qua intanto visito al Bisenzio che è avete visto la locandina eh, ripresa dal nostro uh, Tom penso ci sia in, alle soggettive abbiamo Fabia Tartle in regia Simone Favalli assistente di regia non abbiamo con noi Mirko Bianchi che ci ha mandato lo Young Team però ragazzi eccezionali che sicuramente... E tra l'altro quindi... il nostro regista, buongiorno e tanto a tutti. Non ti ho ancora tutti. Perché parli? Non no, ti ho volevo presentato. fare gli auguri a Fabian. Ma eh, non ti ho ancora presente. Hai presentato. ragione, scusami, chiedo bene. E come al solito qui accanto a me Nicola Biondi, ora puoi parlare. Buongiorno a tutti, colgo l'occasione per fare i migliori auguri di buon compleanno, un compleanno che passerà con noi in questa bellissima giornata di biliardo a Fabian che compie 29 anni. 29 anni, il nostro Fabian Art, il nostro regista, attori di questo incontro, diretti da Nicola Di Turi, invece abbiamo il bresciano Sandro Foroni e un pezzo della storia del biliardo toscano ed italiano che è Mario Papini, 80 all'età di tuo papà quindi? 84 prim primavere 84 classe anni. 1939 Mario Cofini gioca ancora un biliardo incredibile Mario e ha avuto ragione nella finale di batteria di un giovanissimo di 62 anni più giovane di lui Andrea Andreani una prima categoria toscana di belle speranze e Mario con la sua esperienza ce l'ha fatta a conquistare la batteria 1024 gli atleti che sono convenuti qua a Vernio tra questa location che è il museo Mumat appunto di Vernio e una parte invece delle batterie che sono state gi giocate al CSB Red Lion a, a qualche centinaia di metri da qua dove un paio di batterie al giorno sono state appunto eh, giocate Ritorniamo in Toscana, dopo, dopo qualche tempo fortemente voluta questa prova sia dal Presidente, come vi dicevo prima Emanuele Terzuoli, dal paritetico Moradei e eh, dai, dagli organizzatori tutti di questa, di questa prova, che sono stati nel, nello specifico il Presidente del CSB eh, Red Lion, che è anche un giocatore, Costia Rondelli, e dal... Ehm, Dall'altro organizzatore che è Gianni Pizzicori, che ha avuto i rapporti essenziali con le istituzioni locali. Questa è un po' la, la storia della quinta tappa della Fibis Challenge di Vernio. Intanto presentiamo anche le nostre telecamere: questa è la telecamera frontale, poi abbiamo la telecamera sul lato lungo del tavolo, quella sulla sponda lunga. Eccola qua, e poi abbiamo la nostra diagonale che tanto piace per vedere meglio le traiettorie di, di Bircolle e di Giro, sia di calcio che di prima. Questa è la nostra frontale, adesso tra poco arriverà anche la diagonale e questa è la zimutale. Eccola qui, la nostra telecamera diagonale. Quindi tutto perfetto. I ragazzi hanno lavorato come al solito benissimo. Sì, sì, sì. Ancora non partiti praticamente i giocatori. 5-2 a favore del Toscano. Ex bancario Mario Papini. Angolo e pallino da 4 nelle intenzioni di, di Papini. Una scelta dettata dalla posizione del pallino che spesso e volentieri offre protezione, magari non in questa specifica posizione. Gioca un giro Foroni. Un giro di passaggio. Trema il birillo laterale. Ma non cade. Sì. Una variazione del giro di passaggio. Qui ha giocato di, di leggero effetto a destra per battere la lunga con la palla battente, non difende nel modo migliore. Mezza garuffa per Pappini. Ancora Freddi. I giocatori devono inquadrare il tavolo. Sì, tra l'altro qua Papini un gesto abbastanza disappunto, anche se poi dopo non è che lasci una conclusione facilissima a Foroni che deve andare in finezza, deve fare tutto giusto, vediamo se riesce a rimanere in difesa. Eh no, Direi rimane visibilmente no. corto Sandro. E intanto la stagione agonistica sta volgendo al termine, quindi buttiamo già l'occhio a quello che sarà l'avvenimento dell'anno sportivo: in quella di San Vincent, i campionati italiani, la finale che si giocherà come al solito nella splendida e suggestiva location valdostana dal 19 giugno al ah, 2 luglio, quindi una kermesse lunghissima, avremo, beh, ormai come l'anno scorso, le, le categorie di base, in più le coppie miste, il femminile, l'IBF, cioè la, la, la doppia ci cioè sarà sia il campionato italiano femminile che il, la, il circuito IBF, il seniores il paralimpico, insomma, ci sarà da divertirsi. E noi ci faremo qualche giorno nella ridente San Vincent, come da anni ormai come siamo da, anni, sì. come siamo, da anni siamo abituati. Ancora sullo stretto questo striscio di calcio di Papini leggermente sottomisura, però comunque wow. resta una buona, una buona esecuzione. Il giro esiste sul biliardo nuovo, può anche appoggiarsi a pallino, ma la vede da giro, ah, no. la vede da sfarce. Ah, non la vede, no? Quando hai detto, ma pensavo di aver preso un abbaglio. Io, innanzitutto, una, una buona manovra di Foroni che costruisce questa bella steola attaccabile, sì, da una bricolla sullo stretto. Vediamo con che forza a no, 9 birilli si gioca di misura. Questa, allora, gioca di misura anche Mario, però la prende. Troppo grossa, vediamo se i centri di Redubiglio guardano la buca oppure se guardano la lunga, se dovessero guardare la lunga sicuramente tirerà un girone anche perché quella presenza del pallino potrebbe essergli favorevole qualora lo intercettasse. Eh, Froni sta nella, nella terra di nessuno. Sì. su un girone largo e un girone strettissimo quindi un, gi un giro largo un giro largo un girone stretto si sì, era impostato molto stretto come girone la scelta corretta dettata dalla posizione del pallino che avrebbe preso quasi matematicamente un angolo di foroni un angolo per papini. papini giro ad andare avanti per foroni e questo sicuramente ben giocato forse il tiro più bello dell'incontro eh sì. per adesso 10 punti per foroni che cerca di prendere un po di vantaggio in questo primo set 22 a 11 solo difesa per papini in questa posizione Papini decide di affrontare la posizione di calcio. Eh, la gioca anche molto bene questa divisione di calcio, Mario. Sì. Si può dire anche tanto il capello bianco. Eh, bravo. Sta... Ce l'ha da quando era giovane il capello bianco, almeno così di, tutti dicono. Sì. Siamo un uomo nato di esperienza. Eh? Sì, diciamo che io, Papini, <ride> l'ho visto la prima volta che aveva poco più dei miei anni di io oh. quindi aveva passato i 50 anni ma io l'ho conosciuto grigio Mario così non bianco bianco tanto Mario ha cercato secondo me una sventaglina di prima a parificare con le palle nella, negli angoli eh, non riesce a smezzare e a quadrare sul su centro del tavolo la biglia Avversaria nel primo passaggio non riesce a ricavare questa sventaglina, lascia Bravo. questo invitante traversina a Foroni che gioca a tornare indietro. È tornato un po' poco indietro la sua diciamo, prerogativa qui era andare sotto al pallino. Partito con un mezzo colpo, non con tanta rotazione, però oltre 8 punti, 30-11. Lascia Papini questa stretta che è uno dei cavalli di battaglia di Papini. Per chi perde un po' il controllo un po quindi, della sua biglia, peggio per lui che lascia questo fisso a Foroni. Sì, mh, Foroni ha giocato essenzialmente un traversino secondo me a trovare i centri, non uh, a trovare protezione, il classico traversino che si gioca a rim rimanere in mezzeria con entrambe le biglie, eh, probabilmente viziato un po' dalle palle corte precedenti che hanno fatto entrambi. a voluto aumentare leggermente la forza, effettivamente il pallino proteggeva sul corto e non sul lungo. Vediamo se gioca il traversino, se gioca il pallino da tre. Brutto questo traversino da quadrare, se non lo giochi forte, o lo lasci andare. Però con la palla a questa distanza non è un traversino semplice, secondo me Mario l'ha giocato benissimo nella tolleranza perfetta del tiro. Due punti per Papini che sono effettivamente però pochi rispetto al punteggio di questo primo set, 40 a 16 per Foroni che qui credo non rischierà niente, andrà in accosto. Visto dalla camera, l'avevo guardato dalla zenitale e sembrava più brutto il traversino. Visto dalla camera laterale, era una posizione molto attaccabile di traversino. Comunque, una buona esecuzione. No, una fortunata presa di Biglia di Foroni che lascia sostanzialmente questa falsa parificazione. Qui tutto quello che fa Papini è assolutamente di guadagnato. No, ma il brutto non è di questo tiro di qua è che deve, deve andare dalla parte del pallino Gioco giocoforza. Passerà all'interno e poi all'esterno del castello. Ma si è preso, <ride> si è preso un rischino, Mario. Eh? Eh, sai. Però è corretto, non è che si potesse fare un granché. faccio per Foroni che cerca di portare via il pallino da 4 con la sua, gli gira dietro, bellissimo questa traiettoria che disegna con la via avversaria, anche sfortunato perché passa in mezzo in terza passata, comunque steccata notevole da parte di Foroni. Eh? Cioè sì, Foroni è un giocatore che quando l'abbiamo passato sul televisivo ha sempre giocato delle, delle gran belle partite e quello che non riesce a Foroni prima riesce adesso a Papini a realizzare il palino da 4 si prende anche un buon 2 del Castello 6 in totale per Papini anche se non riesce a portare fino alla sponda corta la biglia bianca di Foroni quindi lascia questo giro mano sul panno, impegnativo ma fattibile per, eh, per un colpitore come Sandro Foroni eh, Stacca molto molto bene Sandro 4 punti una caratteristica di Papini sono le tre passate, sono i tiri frontali, qui effettivamente gli è partita un po' corta anche perché la doveva smezzare tanto. Garuffa, vediamo se si corregge, prima è andato tanto stretto. Papini si corregge molto bene però. Con questa presa di palla 99 su 100 si rimane lunghi, non so se rimarrà lungo da sfaccio, però sicuramente vede una porzione di Foroni. Ma 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 dici non la vede? anche perché a vederla rischia l'impatto col pallino da 4 che dopo alla fine andrà di Garuffa Se vede qualcosa lo può, giocare, lo può giocare di calcio, però a quel punto lì per giocare no, la no cioè. va di Garuffa No, te l'ho detto perché ho visto che stava studiando qualcosa si dalla Garof. Si lascia più sfaccio se si fa il 2 esterno o il filotto, più che diciamo che ha fatto il miglior birillo rispetto alla forza che ha impartito Papini. Qui Foroni trova l'ingresso eh, scarso, non so fino a quanto voluto, io penso eh, come abbia trovato il pelo, sì, chiaramente vista la posizione del pallino. A scendere Mario, mi sa. È rischiosa sul nuovo questa. No, ma era ben staccata allora dal Sì, sì. No, poi Mario <coughs> questo le gioca veramente bene. Eh un tiro che conosce davvero molto bene Mario. E tiri a forza ridotta dove si deve scomporre poco, insomma... Sì, ma è sempre ancora stata... mantiene delle medie importanti e è una conoscenza chiaramente assoluta dettata dall'esperienza. Eh sì, lui che ha vissuto il grande biliardo toscano, biliardo dei lotti, biliardo dei Biagini, biliardo cappelli. dei cappelli. Sì. Fossi, tanto vediamo se riesce a mantenere e dritto il rischio. Chiaramente con la sua. Vediamo se riesce a quadrare tutto in difesa. Boh. Da una parte un po' sfortunato. Questo impatto col Pallino. Che è proprio sul pieno. e Lascia, forse filotto e pallino da 4 a Foroni con questo tiro potrebbe anche vincere il 7 sul colpo. Però. Ha preso un bel rischio, chiaramente con la sua è passato sul 4 della Goriziana. Ma ci sta. Foroni non decide di giocarla veloce, decide di giocare una passata. È ancora tutto in bilico. Eh, perché Mario è a 40, ha fatto 14 punti, 52 Foroni. 40 papini, si deve ancora aggiornare il nostro punteggio. Sì, sì. ti dico che sono d'accordo con la scelta di Sandro perché era un pallino a cui si arrivava addosso, poteva non far succedere niente, ma comunque un pallino a cui sarebbe arrivato addosso a 300 all'ora. E qui, grande eh, palla di Mario che Papini. Amore bravissimo. Di Mario. bravissimo. Queste sono, sono palle, ecco queste sono le biglie dell'esperienza, sono le biglie del, del, del giocatore che sa. Tra l'altro, peccato l'impatto col pallino: ha spostato leggermente la Bianca, ma comunque Foroni prende questo velo di rimpallo. Ha giocato questo striscio Gianluca piano, ma tu l'avresti giocato piano? No? Sì, piano, piano sotto piano, i 300 all'ora. a 300 all'ora. No, se lo gioco, ci sta di giocarlo così se lo gioco così, personalmente lo gioco di parabola cioè alzo perché eh, se non mi fa... eh, sì. Vai verso il centro vediamo Papini ancora dentro al castello ricava no. 4 punti non molla Mario Papini rimane lì 47-52 se la deve ancora guada tutta guadagnare questa partita Foroni una bricola che tra l'altro non porta verso il pallino da 4 se si realizza Berilli porta verso il pallino da 4, se si sta sullo stretto e si scivola verso il pallino da 4. Comunque è molto facile girarli dietro. Lui gira, la prende troppo stretta, intercetta il pallino da 3, a Papini mancano 13 punti. Questa Vediamo situazione se... non l'ha proprio valutata Sandro, la, la, la forza che ha dato è che non si è fatto buono anche l'impatto interno col pallino che spesso e volentieri succede. Però io non avrei dato questa forza. Eh ma sta Luca, se giri dietro a quel pallino, e giri largo, poi la puoi lasciare anche tra il pallino da 4. Eh? C'è un punto marcio sul largo. Sì, eh? ma infatti è una palla che l'abbiamo la, detto tante volte. Non, non la guardo neanche da Birilli. È una palla che mi concentro sulla palla più sulla piena, piena scivolare verso di... il pallino da 4. Eh? Quando percepisco, scusami, papini. Che vado a giro di scambio. Non credo che abbia lo striscio. Bella steccata a partito di Mario, non si sostiene, hai lui in, in lunga, batte la corta. Però, però, però Foroni mancano 5 punti, ha in faccia il pallino. Intanto Papini si è messo a 51, eh. no, ma non è pericoloso, non ti fa anche se lo prendi, batti la lunga. Poi giocare sfaccio di un, un birillo di sfaccio e il pallino, pallino assolutamente non pericoloso perché ti devia sulla lunga, quindi non, non ti fa neanche bere. Sì, eh, però c'è da prendere il graffio per fare il traversino eh. ah, vabbè, con, con un po' di effetto a destra lo, la, la giri facile con la palla lì. Sì. Ehm... La vedo... Secondo me la vedi un po' più scontato di quel che c'è, è, eh, sicuramente... Eh, Tiri cioè, quello di chiusura, il 4 non, il 4 non ti scappa mai. Il 4 non ti scappa, ma non è così scontato. Ricavare i pirilli sta tirando verso la sponda lunga. Tira il 3 a cercare di portarle. Eh no, questo più volentieri tira una botta sul pallino. pallino. Eh, eh. <ride> non è facile girare 3 ore. Che non c'era nessuna garanzia di fare 3. E e non lasciare niente o perlomeno appoggiarla in fondo. Ora allora, questo per curiosità sarà uno dei tiri che mi andrò a provare perché siamo boh, Papini e 9 a chiudere, deve fare il birillo rosso da solo, Papini fa 4 punti, ha eh, eh, giocato anche il pallino da 4 di storno, eh, peccato perché l'occasione Mario l'ha avuta ma non l'ha sfruttata qui. Credo sia un gioco dei ragazzi per, per Foroni ricavare un brillo, il pallino. Tira l'angolo. Attenzione, attenzione. Mamma mia, Mamma che rischio mia. per Foroni. Che rischio per Foroni. Prende l'ultimo birillo per i capelli e chiude. Eh qua, non avrei dato questa forza, ti dirò, mi sarei concentrato un po' più sul pallino, eh. Diamo pubblicità. Nasce tutto dalla materia, un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. E siamo già ritornati in diretta. Un paio di scelte un po', bo, un po rivedibili, di, di Sandro, eh, che secondo me è un giocatore positivissimo. Un giocatore che ci ha sempre fatto vedere giocare bene al biliardo. L'unica cosa è che effettivamente, anche nelle partite che abbiamo sue, che abbiamo già commentato, nel finale. Uh, ha la tendenza a perdersi, a perdersi un po' e Sandro migliorando anche questo aspetto sarebbe ancora più forte di com'è ci arriva un messaggio di Filippo Caporioni grazie mille Nicola ti faccio i complimenti anche per l'attenzione te e il tuo collega data da agli utenti io ho 14 anni e ci eh. fa molto piacere vi guardo ormai da quando ne ho 12 e Non mi sono mai annoiato con voi. M noi questo tipo di messaggio fa enormemente piacere per eh sì. un ragazzo di 14 anni che ci segue. Eh, il nostro intento è di, di farti appassionare al biliardo, cercare di, di scoprire tra, talenti tra le nuove leve. Eh e quindi, sì. non può far altro che piacere. Uno degli obiettivi di BiliarChann è proprio quello di crescere la passione negli appassionati e di far, di far appassionare anche chi magari questo. Gioco lo conosce meno questo lo sport. Lo conosce meno quindi ci fa molto piacere. E spero insomma che tu abbia incominciato a giocare. Filippo e tu ti stia divertendo eh a sì. giocare a bigliardo. A proposito di ragazzi, vai, in... questa te l'ho servita. Sono eh sì, gente, è ma. in corso di svolgimento al CSB Garlasco di Pavia, sala che <ride> conosciamo abbastanza, abbastanza bene. bene. Insomma, sono, sono contento perché in questi giorni stiamo, abbiamo organizzato la Longoni Next Generation di Carambola con la presenza di oltre 20 ragazzi che venuti da tutto il mondo. E io quando sono arrivati, mamma mia, ero emozionato. Poi ho visto delle, delle realtà incredibili, le nostre realtà italiane, poi un ragazzo turco, che, eh, gioca un... che gioca Gio... al mondiale. Sì, che gioca 1,600, ma hanno detto, <ride> che è una media impressionante. E nulla per noi... <ride> quanto abbiamo fatto nella gara di Carambola al Garlasco? Scolastico, 0,300, <ride> no, 0,300 magari, abbiamo fatto meno. Sotto il sì, 0,300. Sì, allora. sì, Insomma, <ride> al CSB Garlasco di Garlasco fino a domenica ci sarà questa... Eh, Kermes che fa parte è una delle quattro, due sono state già giocate eh, a Birilli e eh, due verranno giocate a Carambola a Tresponde. L'ultimo a Birilli è stata giocato eh, tra l'altro a Punago del Garda nella, alla Nicolas Fillia Academy. La prima a Desio mi sembra no? No, la, non mi a, la prima è stata giocata a Royal di CSB Royal di Milano a fu giocato alle finali Dele, de... le finali quello era l'Euro Youth ero, eh, già è vero sì. esattamente, insomma ci sono dei ragazzi di mezzo quindi seguiteli tra l'altro è possibile eh, ci sono anche è chiaramente eh, l'evento seguito da eh, Kuzum e eh, con la supervisione della, del delegato Ceb Luca Caravaglia, a cui faccio i miei complimenti perché è stato attivissimo nell'organizzazione, è arrivato prima degli altri, li ha messi poi anche perché doveva parlare 17.000 lingue. Eh, Insomma. In che modo se la cava sempre? Sì, sì, sì. <ride> assolutamente. E quindi in bocca al lupo anche a questi ragazzi. Torniamo sul biliardo. Bella. Proprio per, arrivare, per goderci questa bella esecuzione di Furoni, tutt'altro che casuale. Un rimpallo voluto e controllato su questo schiaffo, tanto in alto a sinistra lo vedete proprio lontano uno degli organizzatori, il vicepresidente della, della FIBS Toscana della FIBS Toscana FISB Fisbe, Toscana Massimiliano Moradei, lui che è attivissimo nell'organizzazione di tutte le gare toscane. Nella, nell'organizzazione e nella gestione di tutto il comitato regionale, appunto è un, una persona di, di assoluta riferimento e serietà. Anche se abbiamo sbagliato a dirlo, ci dobbiamo un po' abituare. Parlavamo eh. di <ride> FISB, ancora non ci viene. Parlavamo di FISB. Nel, nel giorno, il giorno 25 marzo c'è stato il primo consiglio federale, consiglio elettivo peraltro. Sì, tra l'altro in diretta streaming sì, su Bigliar Channel. Esattamente. E il nostro Andrea Mancino, il dottor Andrea Mancino, è il primo presidente della FISB. A con 412 voti pari al 99% delle, delle possibilità di preferenza eh, gli vadano assolutamente i nostri complimenti per eh, il lavoro che ha fatto fino, fino a questo momento. Non ci stupisce assolutamente più. E, e, di, risulta... bello deve venire, e eh. di bello deve ancora venire. Poi, Tra l'altro, se non avete sentito il discorso del presidente, vi invito davvero veramente a sentirlo. Ha usato anche un tono. Qualche volta un po' colorito, esatto. <ride> è stato veramente formidabile il presidente. Allora vediamo chi sono gli altri membri del consiglio direttivo. Consigliere federale in rappresentanza del settore biliardo Raffaele Di Gennaro, eh, eletto anche egli con l'83% delle preferenze. Per quanto riguarda invece il consigliere federale in rappresentanza del settore bullying, c'è Stefano Coppa. Per quanto riguarda le boccette, Pavio Migliozzi ormai è un nome storico legato appunto al, ehm, al mondo delle, del, delle boccette. Il consigliere federale invece in rappresentanza della disciplina bowling Cosimo Zecca. Per quanto riguarda invece le specialità pocket, quindi le specialità con le buche, Mary Fontes da Silva che si sta impegnando negli ultimi, negli ultimi anni per sviluppare nel nostro territorio anche la specialità poker che ha bisogno di una bella sferzata consigliere federale in rappresentanza della disciplina stecca carambola Stefano Gibertoni in consigliere federale in rappresentanza degli affiliati Loris De Cesari e i consiglieri federali in rappresentanza atleti Stefania Ceccarelli con 9 voti pari al 90% delle preferenze ed Elisa Cavalli 10 voti, pare al 100%. L'ultimo, solo in ordine così di, uh, di racconto, il consigliere federale di rappresentanza dei tecnici, Eugenio De Ranco. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Stefano Renato Balsari. E quindi questi sono uh, tutti i dati dell dell del, del Consiglio federale erano presenti il 61,8% degli aventi diritto. Mi sembravano dati sì. doverosi da, da dare ai nostri uh, amici, ai nostri tesserati. Grande partecipazione di voto, anche in proporzione di solito alla percentuale di voto delle politiche. <ride> Quindi. Bello, eh, bello scatolino da parte di, di Foroni che ricava 8 punti e una strettissima difesa edagonale. Attaccata da Mario Papini di mezzo colpo dalla lunga, Mario va direttamente sulla palla. Era uno dei tiri più semplici per assicurarsi una presa di palla, ma era anche uno dei tiri più difficili per il controllo. Dopo l'impatto, sì, anche perché l'avversario era sulla corta. Se fosse sulla lunga, ha tante, tante parti di salvezza sia di una che di due, cioè sia di due che di tre. Eh, così quando la palla è in corta ti affidi un po' anche alla, alla sorte. Che Foroni credo vada al gancio, credo che ci sia l'ingresso per ricavare il gancio. Sì, sempre una manovra un po'. Con la stecca allungata, si rischia lo scarto. Ah, eh, qui eh, eh, bene, eh, eh, sarebbe, sarebbe importante mirare il pelo di biglia, di modo che se poi si mantiene la stessa traiettoria. Di pelo di biglia si scappa e la sai la cosa, aveva, cosa aveva di brutto: che era un, un filo troppo staccato. Se miri, il pelo e, e, e prendi, se, se miri il pelo e prendi il pelo, va bene. Se miri il pelo e prendi l'entrata massima, paghi filotto. Da quell'angolazione lì la tua non si sposta verso il centro. Il brutto di quell'esercizio. Poi il filotto, poi il filotto sempre con la tua biglia attaccata, con la biglia con le spa, con le, mm. a lunga distanza, insomma. Tra i due è meglio l'entrata massima. È ehm. uno dei ganci quando genera dalla corta mh, che soprattutto sul nuovo non mi fa impazzire. Sì, a me che piace tantissimo ho capito viaggio. ma se ti tuteli a mirare il pelo di birilli. no sai esatto ma proprio no io non mi sarei tutelato avrei, avrei proprio tirato il pelo perché quel pallino lì allargava tanto lo spazio è vero lo, lo spazio di difesa è vero che col pelo non tiri birilli cioè non, non ti metti nella condizione di, di realizzare birilli ma è anche vero che con quell'angolazione lì i si fanno rar raramente, un po'. di no, gancio eh, no, anche. Li puoi anche fare, l'importante è mirare il pelo. Poi Se scatti fa il gancio, se no scappi via. Cioè. Che e è un po' il... la regola base dell'esecuzione di gancio quando la palla è molto vicina. Tanto buono sponda biglia da parte di Foroni che parcheggia nell'angolo. La... la biglia avversaria, propone solo una garuffa a un Papini. Per controllare lo scivolamento della sponda lunga da Biliardo Nuovo, eh, Papini qui aveva controllato anche abbastanza bene, però è partita una steccata un, un po' tenera. Un po sì, corta. non gli ha trovato. Guarda, su queste palle dove Mario è, è bravissimo, non gli ha trovato ancora le velocità, e qui velocità e battuta vanno sì, la, ba abbracce. la battuta era veramente perfetta se avesse dato la, la forza giusta del tiro. E qui ancora quasi lo stesso errore per Foroni che salta addosso alla biglia su questo girone. E non so intercetta. dove volesse passare però Sandro da quel girone lì perché a me non, lì bisognava cancellarlo il pallino. Eh. Sì ma sai se parcheggi la tua nella buca puoi anche, puoi anche permetterti di tirare il girone. Sì a fare un girone a fare zero comunque. un pallino... Se passi interno al pallino non marchi. Non so, non, non ha valutato probabilmente, lui che è bravissimo tra l'altro in quelle esecuzioni, non ha valutato la possibilità del giro con un pallino che lì poteva giocare sullo stretto. Quindi prendere in pallo su questa stretta, realizza il pallino da 3. Da 4? Eh, da 4, allora. scusa, rischiando molto anche la bevuta. Angolo per foroni. Sì, no, ho giocato lo sfaccio. Mm, mi sa che erano proprio eh, imbucate. Eh. Imbucate? Però cioè, se erano imbucate... No, forse guardavano più la lunga eh, nel per, Sì, eh. però no, ha maggior ragione a tirare l'angolo di scambio. Evidentemente l'ha vista così per sfruttare la posizione del pallino in protezione sulla garuffa probabilmente. Di una passata Papini, se c'è troppo scarsa la biglia avversaria, avvicina la sua biglia al castello, però una buona difesa diagonale, non credo che abbia la, la bricola a stecca bassa, Foroni, dovrà andarci di tre. Oppure ci dovrà andare di una. vediamo, guarda, Vede un 9, mm, manda pure lo strato. Sì, il 9 secondo me è sul nuovo eh, da questa traiettoria. Sì. No, deve, dovrebbe parabolare. Ma al volo non si fida delle tre spone di calcio. Il risultato di questa conclusione al volo ha anche ragione sì. che allontana le biglie. Vediamo. Anche ora cosa guardano i centri delle biglie? Probabilmente, probabilmente la buca. Infatti, papini va di tre sponde di calcio. Qui il pallino da quattro può essere in appoggio con quell'angolazione difficile girargli dietro. Mm. Mm, no, scarsa, sì, no, no effettivamente era no. difficile. Sì, no, carte viste, sì. Perché arrivi più frontale rispetto sì. al al due sponde via dove, dove arriviamo con da un altro. c'è un buon pallino da 4. Questa setta è difficile per, per Foroni. Credo che giocherà un pallino da 4. e un falso traversino sul largo, eh, infatti, è così, è un po' corta rispetto, se sì, si doveva dare la forza della, della Lunga, ma anche della corta poteva dargli della corte. Sì, ora poi sai, devi mettere insieme un impatto. Una presa <ride> di palla. Non è mai semplice. Sì, sì, ma già della lunga è eh, una, 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 una sponda. La devi andare a trovare. Certo, che il pallino da 4 è un buon bottino. Pallino eh. che arriva da 3 per, per Papini, ma qua non, le biglie non terminano in difesa. Tra traversino quel foroni. che Vediamo se troveranno il pallino situazione di, di difesa quindi tornando leggermente indietro no? si disinteressa di questa opzione Foroni gioca ad andare avanti anche perché erano messe abbastanza bene per andare avanti guadagna 4 punti è un'ottima difesa diagonale con la sua biglia appoggiata alla sponda lunga se sì, non si è affidato a, a rigiocare i centri mm, anche in questo caso il pallino poteva offrire protezione lasciando la battente sì, diciamo, qui era una scelta assolutamente personale perché sì. erano messe veramente dritte, non, aveva bisogno, non avevano bisogno di correzioni per, per ricavare il castello. Diciamo che di, di una e mezza, cioè con la forza del mezzo colpo, la stabilizzi un po' di più: è un po' più facile la realizzazione. Sì. Sì, Però che andando avanti ti può scivolare, sì. devi, devi controllare lo scivolamento della lunga. Bravo, Sandro, qua. E qui aveva fatto anche una cosa lodevole, Papini, un accosto di effetto delicatissimo. E qui Sandro Scolastica, questa esecuzione, ha giocato di mezzo colpo questa, questa dritta di una passata con la forza della corta, bravo, bravo per la forza. Sì, un po' sfortunato Papini, eh, perché su quell'accosto secondo me si meritava ma maggior fortuna, perché era un accosto che si era andato... A guadagnare d'effetto, ho visto prima eh, Foroni era rimasto un po' sì, sì. Diciamo, in, una, in una posizione in cui non c'era da ricavare niente, lui invece è rimasto tira, proprio eh? dritto, pericoloso. No, non ho capito perché non ha tirato su quello di chiusura che era gestibile all'impatto, invece, su questo ci tira. Ecco. A prenderlo così, ma è eh, partita, d'altro, una steccata gidiata per pochissimo. non eh... Non fa 14. Più che altro ha preso una porzione gigliata perché è arrivato eh sì. proprio dalla grossa. Se la eh, prende un eh, po' più scarsa, scarsa se la prende il pallino eh. di sopra. Sì. Sì. Però quando era 48-40, a 40, su un tiro analogo, mano sul panno, biglie vicine. Dove l'impatto col pallino sul forte era, la prendevi per forza di sotto, ha tirato piano. Questa tirandolo forte lo prendi di sopra e eh, ha tirato qui, non prima. Vediamo Papini se riesce ad aprire questa Vediamo palla. se passa, passa, ma non so se ha fatto un affare a farla passare. Vediamo se rimane fuori. Qui è questione davvero di millimetri. Vediamo dalla frontale se riusciamo a percepire. Eh sì, credo che Foroni riesca a Sì, la, la vera, Manda pure lo strato, Fabian. Questa è la linea delle palle piene, quindi c'è la possibilità. Comunque, non semplicissimo questa raddrizzata di Foroni. Eh. Ha giocato a, Beh, a rientrarla. Deve essere fatta a sinistra. Eh, secondo me gli è partito, non glielo voleva mettere, si vede come tendenza va a destra, quindi l'ha puntato, puntato per non, dargli, per non dargli, perché, perché lo penso. puntava. Qui Papini con quell'effetto ma a finezza. Che bravo. Abbiamo la forza. Pensavo che giocasse il pallino da 4, eh? ma forse non la vedeva tanto mm. per giocare mm. il pallino, cioè per portare la bianca in sì, fondo sì, al tavolo e di effetto guadagnarsi dopo l'impatto con la corta il pallino da 4. Però si ho preso questa porzione qua. Passato lontano dal castello, eh. Eh? Quindi forse eh c'era. C'era. È eh, perché un pallino da 4 che poteva essere importante per Mario. Eh. Tu hai guardato è passato sui birilli, eh no? Ci mandi replay di questa della conclusione precedente di 4 Papini. Eh, se, mi se, sembra se, strano se, se, che se, se. se, se. sto punteggio. Qualora l'avessi vista, mh, Papini mh, difficile vederlo rinunciare a un pallino da 4, tanto Papini cerca l'incasso per ricavare un, un giro rovescio. Una buona manovra a parte di Mario. No, 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 mi sa che non la vedeva vedevo. No, no, è. Cioè, è passato abbastanza vicino, quindi non mi sembrava strano che, che avessi lasciato pensare un pallino da 4, Mario. Eh. No, anche perché su quelle scelte, tra virgolette, proprio di esperienza di conduzione. Attenzione, vediamo. Trova una buona misura Foroni, rimane in difesa. A Mario chiederei sempre, te lo dici in modo un po' colorito, <ride> Covotte, però. Eh, qui si prende un bel rischio, Papini, eh? su nuovo alzare la stecca con questa diagonale è tutt'altro che semplice, attenzione, questo può essere il tiro fondamentale. Eh, si ah, se si mette in centro... Si disimpegna alla oh. grande, Papini. Bravo. Bravo Mario. Mario. Questa era veramente, veramente delicata. Eh? A parte che non ci arrivo a quell'età lì. Però 84 che giocare via. come Mario. Eh? Ma, che no, ma sarebbe non male. Non ci arrivo eh. neanche. Anche perché insomma una decina d'anni di vedovanza la mia, la mia moglie glieli devo lasciare. No, però... eri sì, sposati prima. Per... Sì. <ride> <ride> Adesso vedo come ti trovi tu. E <ride> poi scelgo. il pallino da 4 cera. quindi quello che qua se lo va a prendere mario 45 41 tutto in ballo anche in questo secondo set per qui pallino 3 per foroni mm. Ma. diciamo tutto bene il che finisce bene. Eh? Neanche questo qua. Da tre, così non me ne volere sandro ma neanche sul giorno di colpo. calcio. Proprio, sì. Al limite, lo gioco di calcio: il pallino. Di tre per Mario, Non lasciare il tuo bravo per la forza, bravo. bravo per la forza, che tirandola così l'ha stabilizzata eh. di più. Ha evitato alla lunga di, 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 di smollare, tra virgolette. Sì, perché se si gioca di misura non ti si smezzano, ci sta anche di rimpallare. 48-44 a favore del giocatore bresciano che manca con Ecco, questo, questo poteva succedere quello che è accaduto adesso, sì. quindi perde sì. un po' di traiettoria. fatti qua vedendo l'esperienza di Mario. Questa lo doveva tirare un po' più veloce po più per, per, per tenerla dritta vediamo ad appoggiarsi con la di sua, eh, ma qui deve giocare la sua, qui è diversa la, la questione. Perché deve giocare la sua attaccata alla sponda lunga per non lasciare niente. Bravo Mario, anche se non lo fa. Sì, eh, diciamo uno o l'altro è una conseguenza. Eh. Lì è una classica posizione. Poi insomma. Questo era effettivamente un pallino molto più piccolo perché è attaccato a sponda. Quindi. Chiaramente, stesso tiro per Foroni. Eh, qui fa una bella differenza nell'autonomia della partita ah. no? 51-54. Credo che il gioco. Forse debba replicare questo tiro Mario. Andate a guardare qualcosa. Anche lui è pallino da 3. Non credo che abbia tante altre idee. No, è andato a guardare qualcosa dalla, da venire via dalla lunga eh, per, per venire via da questa Che Ha paura di situazione. rimanere ingabbiato eh, esatto, da, da questi tre. Sì, però forse Giro. non so se riuscirò a scambiare. Però Gianluca, Forone a 51. Cioè, fosse stato a 55-56, magari era il momento anche di romperla questa situazione. No, più che altro allora ci si sta è... di rompere la situazione anche a questo punteggio. Non era proprio schematico perché quando partono così dal quadrato devi prendere l'osso per, per fare il giro e per quadrare. Hai eh, capito? Perché poi dopo la fine, secondo me, Mario doveva rimanere un po' nella sua zona comfort, che è quella dell'esperienza. Quindi, eh... anche se Foroni è già da quella corta lì. È già il secondo errore di gancio. L'aveva fatto prima quando ne abbiamo anche parlato di questo tiro con lo steccone con la stecca allungata eh sì diciamo buon per Papini che fallisce un'altra occasione girone per Mario Papini eh questo è a largo un pallino favorevole mi deve fare che bene cambio bidia Mario Allargo addirittura da non fare il pallino da tre si la presa leggermente scarsa eh sai non voleva farlo stretto chiaramente perché quel pallino ti indicava di non farlo stretto e lui l'ha fatto però addirittura troppo era proprio, è vero che era un pallino che non giocava a non prendere castello né dalla parte larga né dalla parte stretta perché è proprio nel cuore del castello come arrivo di 5 ma secondo me era più sul largo Gianluca, eh, che sul, sul pieno quindi. sì sì dal giusto al pieno ah. però come, come non prendi un birillo il pallino non lo fai mai. E qui fondamentalmente a ricreare una posizione di parallelismo, non c'era modo di portarla fino al pallino da 3. Qui Papini va di angolo, angolo di passaggio. Non riesco a capire se mira la sponda o se mira. No, penso che stia giocando l'angolo la pesa grossa. Ah e giustamente avevi la percezione la presa grossa eh. quindi aveva, la percezione stesse mirando un qualcosa di spontaneo comunque stavo verificando con lo strato sì anche su un qualcosa di zero largo il pallino l'avrebbe l'avrebbe fatto magari, magari graffiato ma l'avrebbe fatto sì però fondamentalmente Mario non doveva saltare addosso sì, doveva esatto. mantenere la posizione con la sua quindi si è concentrato a prenderla più grossa possibile sì, nel girone soprattutto, è un errore veniale. Insomma, veniale cioè, assolutamente. Anche perché dall'altra parte sarebbe stato molto più grave. Nel girone con le palle distante, non è che tiri semplicemente a prendere la palla piena, a conservarla lunga con la tua. Di fatto, poi quello che viene, tanto bene, Lo, lo, lo marchi. Intanto, bravo Foroni. Eh, questa eh, questa una, fa male. Questa fa malissimo perché tra l'altro, 6 punti che lo portano a 57 in quota Paldino. poi 6 punti con la palla avversaria distantina al eh, eh, ah, sì. qui Papini al volo anche pochi punti di salvataggio qui mm, l'angolo così mm. non penso abbia tempo di arrivare in centro anche con, uh, con entrambe le biglie e tra l'altro la biglia di Foroni si stacca anche da sponda set ball per uh, Foroni che tira fuori una bella steccata, perfetta Bravo. questa steccata di, di Foroni. Strike per Foroni sballa fino a 69, 69-44, il parziale del secondo set, 2-0 Foroni, pubblicità per noi. 2-0 per, uh, per uh, Sandro Foroni, questo incontro, il primo incontro della prima parte della fase finale, questa quinta tappa Fibis Challenge, ormai la formula della Fibis Challenge la conoscete, i giocatori che si sono qualificati devono affrontare due o tre turni di gioco a seconda del, del tabellone, penso... Con il tabellone a 1020 allineato a 1024 penso tre turni, superati i tre turni di gioco. Chi si qualifica va a giocare con partendo dal pomeriggio di oggi, va a giocare con i nazionali della parte bassa della classifica. Vincendo altri due turni nei nazionali e si passa alla giornata di domani dove entrano in gioco i primi 16 nazionali della, della classifica. I vincenti dell'incontro vanno a completare il tabellone dei professionisti. Prima opportunità per Mario Papini in questo terzo set. Dopo la garuffa di Foroni che intercetta il pallino, le biglie rimangono entrambe nello stesso lato. Quindi la drizzata per Papini ad incrociare. Perfetto, Boissima. Mario. 10 punti. Incrocia davvero molto bene. Sempre a forza, a forza contenuta alle tre corse. Qui ha preso palla. No, vabbè, l'aveva presa corretta. Ha preso palla piena. Era leggermente timida di forza. Però una buona diagonalizzazione. E eh, Foroni qua riesce ad aprire benissimo la palla avversaria. Una replica tutt'altro che scontata per Foroni che realizza 8 punti. Sì, non proprio canonica, eh, gli è partito troppo, troppo colpo, ma l'ha fatto per, eh, probabilmente per evitare proprio il pallino. Eh, la, sì, la, che tra l'altro ora evitare quel pallino non era Era proprio, dura, sì, era dura, ma insomma, prendere quel pallino non, poteva, non, era non era male. Poteva essere anche parte di ragione del tiro. Tanto Papini, vediamo se quel pallino gli corre eh sì. incontro faceva parte della ragione del tiro questo, questo pallino sullo stretto e qui credo abbia a disposizione ancora la garuffa Foroni garuffa. si sì, in una posizione fuori schema, ehm. se apparentemente fuori schema ma è molto più schematica di quel che si crede infatti Foroni sta sull'ingresso prende il pelo di piglia a scappare è una buona uscita da parte di Foroni che appoggia la sua viglia da sponda corta e tra l'altro non lascia neanche il pallino Papini ci tira veloce addosso tira forte sul, sì, pallino. sul pallino bravo Mario mm. se la squarcia bene prende quel pallino Sto ah, pensavo che tirasse forte eh, sinceramente, forse questa era più da tirare forte questa pallia. Sì, anche perché ha il, il controllo della, della tua, sì. di colpo in testa. Puoi, diciamo, più, più facilmente sostenerti vicino alla sponda corta, Striscio per Foroni. Questo era brutto. Mamma mia. questo era brutto brutto. Questo non l'avrei tirato effettivamente anche perché non ti garantisce una difesa strettissima ti garantisce solo la... più che altro hai l'ansia di prendere il rimpallo esatto eh, ti no, garantisce ansia ti ansia, <ride> parecchia, ansia parecchia, parecchia. parecchia. <ride> sai sì. sì. sì, era impostato stretto la dimostrazione è che pur avendo la presa piena avendo aumentato la forza la corta opposta non è riuscita ad aprirlo non aveva la possibilità di batterlo probabilmente di mezzo colpo che poteva essere un modo di aprirlo ancora striscio per foroni questa ah. volta al rimpallo probabilmente è un tiro che piace a Sandro oh. se piace a lui piace a tutti eh, eh, sì. <ride> piace a eh. tutti insomma relativamente diciamo che è un tiro che ho notoriamente abbiamo notoriamente in antipatia largo questo giro di Papini sì, qui Mario poteva giocarlo a anche a ingaruffare eh? anche a sbagliarlo strettissimo e a tirare una sorta di pallino da tre sì, un cappello fondamentalmente un cappello di prete leggermente sul largo Sì, che lo avrebbe portato a pallino da tre poi c'era anche questa soluzione sì, probabilmente la, la scelta di Mario l'ha visto semplice come tiro difficile non è però questa insidia sul nuovo eh, diciamo che è molto semplice farlo largo se bia non lo fai poi lo fai largo perché tiri a non farlo a non farlo, farlo stretto, stretto eh. Eh. i papini a girare di traversino ma la vede ma per farla più passate o di, di una eh, poi mi sembrava ne vedesse poca eh, qui Mario è andato stranamente fuori giri. Si è innamorato di questo tiro che aveva un, un sacco di insidie. Sì, sì, la sì. prima volta che Papini va, va fuori giri. Eh, di solito sempre scelte molto controllate, poco rischiose. Sì, sempre fatto parte del suo, della sua filosofia di gioco. Intanto, bello questo giro di Foroni. Questo è bello davvero. Eh, Tutto che semplice ricavare. Ah, no una conclusione del genere da questa partenza che è abbastanza nuova e si gioca poco effettivamente eh, mo giocata molto bene la forza una forza brillante che ha permesso poi al giro di allargarsi in seconda e terza bravo. e Papini su questa conclusione di Altra due scena avevo parlato della, della conoscenza di Papini su questa conclusione sono contento che ne abbia dato prova Mario tanto nel two box la il replay del, del giro di Foroni ad andare avanti. Ma altrettanto bella la replica di Papini, e Garuffa per Foroni, e chiaramente il eh, duo più bello. Foroni, sì. chiaramente adesso andando avanti, hanno Guarda, acquisito... come la staccata perfetta. perfetta Questo non ha, non ha un difetto. Stavo dicendo, andando avanti, hanno acquisito feeling con il tavolo, le steccate partono. Molto più decise qui ecco Papini E eh, lascia l'avversaria lì Peccato che poi dopo la sua Vada rovinosamente dentro il castello Regala 6 punti e biglia libera Non ha gestito lo scivolamento Che gli ha detto Mario? <ride> Foroni. Ha detto qualcosa sul pallino ma non sono riuscito ah, a capire. Beh. Credo che stai attento al pallino e gli ha detto qualcosa del genere. Eh, le uscite di Mario hanno fatto storia, eh, voglio dire. No? 42 36 per, eh, per Foroni che sfrutta solo in parte questa biglia libera. Buona opportunità per Papini eh? se gli passa parecchio al largo di 7 va a finire dietro a quel pallino. Però giustamente Papini non ha nel, nelle sue corde quel tipo di conclusione di 7 ce l'ha molto di più a forza ridotta, e ricava un, un buono un, striscio. Buono striscio. Ecco, questo, a parte la forza, poteva stare più basso, ma eh, questo ha senso, no? Sì, sì, una bella parecchio staccata, era già molto inquadrata sulla piglia. cioè aveva molto margine d'errore su questo striscio. Che, ha ehm? senso per il margine d'errore? Che c'è più diagonale, esatto. eh? non, sono, non erano poi così dritti. Chiaro, non ha senso se la, la, la prendi nel verso il centro del tavolo. Eh beh, certo, se gli salti addosso... In mezzo colpo, ma ricavare un angolo o l'angolo di seconda, nella strada si trova un pallino da tre che fa sicuramente classifica per Foroni, 4 a 45. E qui il ricciolo credo per Papini. Il tedesco, come lo chiama Fabio Cavazzana, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione, Fabio ha avuto un... Un, un, un piccolo contrattempo. Eh, Fabio che doveva essere in pedana nella, sì. nella, tra i finalisti di questa FIBIS Challenge di Vernium. E è tanto, bello beh, questo dal giro questo. di Furoni. Grande qualità esecutiva, premiata anche dalla, dal Rosso Solo. 55-33, partita che sta un po' sfuggendo di mano al leone fiorentino. Intanto nel replay, nel gesto mo tecnico, mollata alla grande questa, e Foroni che addirittura potrebbe chiudere qui questo incontro. Lo sfaccio sì, anche a sta... non prendere il rimpallo. Si prende il pallino. Eh. A 3 e si mette a 58 con due biglie che girano. Eh, era più semplice chiudere prendendo il pallino, il pallino perché davvero. questo era proprio scontato. Questo. Anche perché non aveva vuoto filotta. Avrebbe sì. preso il pallino. Quindi. Si vede che ha tirato proprio il tiro che non l'ha guardato il pallino perché il pallino si giocava meglio di colpo in testa perché, come, come tocchi, si squarciano le biglie. Sì, sì, certo. però solo questione di tempo vediamo per, per Foroni qui gioca un girone a scendere Mario un punto per Foroni che dovrà montare ancora la Prolunga Insomma qui, qui si monta volentieri la proposta sì, eh? sì. <ride> no, addirittura chi ha se... chiesto eh. all'arbitro di turi il lo steccone e Foroni con questa esecuzione passando in mezzo, realizza soltanto due, ma fa suo l'incontro, incontro vinto dal Bresciano per 3-0 a con. Un parziale un po' ingeneroso per Mario Papini. Sentiamo adesso che cosa dirà ai microfoni di Nicola Biondi, che è già come vedete in postazione di commento stanno confabulando i due attori di questo incontro. Ecco Mario Papini con Nicola Biondi. Nico, per me ci sei, a te la linea. Eccomi qua sul campo di gara, chiedo agli spettatori un po' di silenzio, prendiamo due parole da Mario Papini. Mario, classe 1939, 84 primavere, penso che tutti i nostri telespettatori metterebbero la firma per arrivare a giocare a biliardo alla tua età in questo modo, complimenti. Me lo dicono sì, effettivamente dice speriamo di arrivare, però eh, quando siamo in queste giornate con la televisione e poi... Che non senti insomma, di potere eh, e poi giochi un po' maluccio. Insomma, ecco. Quindi lui ha giocato meglio sicuramente, quindi è giusto che vinca. Non, non c'è da dire tante altre cose. Insomma, no? Quando si perde 3-0, vuol dire che non c'è stato diciamo, un contrasto sufficiente. Quindi. Comunque, la, la prima partita e anche la seconda partita sei rimasto sempre lì. Eh, forse una, de, una, una delle due sicuramente te la saresti meritata, Mario. Il pallino di tre che ho lasciato è stato lì perché era proprio lì il momento in cui lo tenevo come, come gioco: si poteva vincere. Poi, dopo lui ha preso delle biglie per, cioè pesanti di quelle, insomma, e ti fanno male. E quindi, eh, io invece ho sbagliato un po' troppe palle dal principio anche per stare sulla quantità, eccetera. Poi sai, eh, lo sa anche te no? come vado a faccenda quando siamo su un biliardo nuovo. E quindi. Tutto quello che è nuovo poi diventa difficile da, da mettere a posto. No? Comunque, nonostante l'esperienza, ci si emoziona sempre a giocare sul televisivo, Mario. Sì, sì, sì. È effettivamente un po' di, di tensione la porta, eh? senz'altro, non c'è dubbio. Comunque, in bocca al lupo per tutto, Mario. Speriamo di rivederti presto nel nostro tavolo. Grazie. Grande. Prendiamo Le due parole a Firenze. Prendiamo due parole anche dal vincitore di questo incontro, Sandro Foroni. Eh, Sandro, parlavamo con Gianluca, tutto molto bene fin quando non arrivi alle ultime fasi del set. Lì sicuramente abbiamo parlato, è, mo, è un momento che dovrai e devi necessariamente migliorare. Ho fatto fatica solo per, perché è un po' lento il biliardo, ho pagato tante rimanenze e, e ero un po', mi, sono, mi sono un po' nervosito, no? Non nervosito, ero un po' teso. Però il miliardo va bene, solo un po' lento basta, ho pagato un po' quello, dopo lui è uno che si sa che non molla mai, perciò <ride> lo sappiamo bene, lo conosco bene. No dai, ho giocato abbastanza bene, insomma tutto sommato sì, dai. prima partita, un po' emozionato, speriamo che, che porti fortuna. Bene, quindi facciamo, ti facciamo l'imbocca al lupo per il proseguo della manifestazione e do la linea a te Luca per la chiusura. Io la riprendo volentieri la linea per chiudere questa diretta, la prima delle tante di questi eh, tre giorni che passeremo insieme. Ricordiamo che la Fibis Challenge terminerà nella giornata di lunedì con i quattro eh, semifinalisti, quindi con, la semif con le due semifinali e la finale. Dei professionisti per capire come sarà messa questa stagione. Eh, che è adesso è eh, la classifica, Nico, dopo la leggiamo nella prossima diretta, però la classifica adesso c'è da guardarla bene, eh. comincia, comincia la parte che ti piace di più, caro Socio. Quella dei conti, quella dei conti. Quella dei conti. No, anche se dagli ultimi anni non ho fatto dei grandi conti, solo all'ultima magari, ma... però insomma ci sarà questa penultima prova e poi quella di Alba, che sarà eh, la... La prova conclusiva, quindi, sì, la classifica si incomincia a vedere di più. Eh sì, la... scusate, stavo guardando, ci Beh, arrivano... giustamente Gianluca, distratto, no, non distratto, ti distrat sei lasciato andare nel finale perché ci arrivano, ci arrivano tanti messaggi. Guarda, uno rispondo proprio in diretta, scusami un attimo, eccolo qua, l'ho inviato, vedi da, da sotto eh, da la lo... tecnologia, la tecnologia. Ci vediamo davvero tra pochissimo. Il tempo di di chiamare la prossima partita sul nostro bigliardo televisivo, quindi 10 minuti di prova, 5-5, poi di nuovo in diretta su Bigliarciano, il canale del bigliardo, rimanete con noi, a più tardi, ciao!